Benvenuti su Snip Road Trekking. Il nostro viaggio virtuale di oggi ci porterà alla scoperta del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Osserveremo da vicino il confine nord del parco. Buona visione! Prima di partire, una breve occhiata alla cartina del parco. Ora mi trovo a Camerata Nuova. Arriverò a Camerata Vecchia per poi proseguire fino a Camposecco. Arrivato al rifugio di Camposecco, riprenderò la via verso Camerata Nuova. L'itinerario di oggi sarà ad anello. Zaino in spalla inizia la mia avventura di oggi e mi incammino verso Camerata Vecchia. Arrivato a Camerata Vecchia, l'atmosfera si fa spettrale. Il 9 gennaio 1859, il borgo, un tempo abitato, fu colpito da un grande incendio che lo distrusse e gli abitanti costruirono Camerata Nuova. L'incendio viene ricordato ancora oggi con la festa della Braciola il 17 gennaio. Un suggestivo albero caduto lungo il sentiero rende ancora più avventuroso il tragitto ed un tappeto rossastro di foglie secche mi indica la via. I faggi si specchiano in una pozzanghera e l'autunno, piano piano, colora il paesaggio. Il tasso barbasso cresce rigoglioso ed imponente, sfiorando i 2 metri di altezza, con i suoi inconfondibili fiori gialli. Questa pianta viene utilizzata come rimedio naturale per ridurre l'infiammazione alle vie respiratorie. Inoltre, con i decotti di foglie, vengono curate ferite e scottature. Iniziamo la discesa verso Camposecco ed una carlina ci fa da segnavia. L'altopiano di Camposecco mostra tutta la sua bellezza. È il più vasto pianoro del parco ed è situato a 1400 metri di altezza. Queste radure, dove cavalli e bestiame vivono in libertà, sono state spesso utilizzate come location dai registi di pellicole western, come il famosissimo, lo chiamavano Trinità, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. Arrivati al rifugio di Camposecco, viriamo leggermente verso destra in direzione della Carrareccia, che ci porterà verso il Volumbro e poi piano piano fino a Camerata Nuova, dove concluderemo il nostro bellissimo anello.